Claudia, abbiamo trovato un coltivatore, no veramente, c'è Armando che dice che vorrebbe coltivare, vorrebbe iniziare a coltivare. Immaginati cosa vuole coltivare, che dice che lui vorrebbe capire un attimino come si coltiva. Dice che non sa, poverino, lui come fare. Mi hanno detto, io vorrei dei semi per coltivare una bella pianta. Ti regalo io i semi. Però devo anche prevenirti che all'inizio i semi sono perfettamente legali, le piantine quando nascono non contengono THC, quindi sono, a un certo punto quando cominceranno a fare dei piccoli pelucchi gialli, tu sarai improvvisamente un criminale. Io li tolgo. Sei già, per cui però non io li tolgo. Scusami Claudia, però ti voglio correggere, già io, quando la metti in terra il semino è coltivazione di marijuana. Sì, e però quindi THC non ce n'è, però non c'è THC, per cui ti possono anche mettere in galera 6 mesi, poi alla fine fanno la loro bella analisi che devono fare in un anno, mi tocca dire abbiamo sbagliato perché tu in realtà non detenevi niente di illegale, capito? La coltivazione, cioè la sequestrata con la zappa, la vanga, quando incomincia a nascere questa roba, se io li prendo li strappo li butto via? No, va benissimo, però allora che continui a fare se no? Io devo dirti io vado a denunziarmi alla polizia. Va detto. Io vado a denunziarmi alla polizia che ho queste piante. Hai capito? Lui si va a vedere. Però avvertici prima perché sennò ti ammazzano di volte poi. Chi mi ammazza di volte a me? 77 anni invalido. Tutto, hai quelli che si mettono di più. Sì. Regalo io questi qui, ce l'ho in borsa, non ti porto. Sicuramente. Grazie, è bella questa cosa, hai visto un gemellaggio, tu non te l'aspettavi. No, ma ne siamo già gemelli. Io no. Comunque con ogni tessera della mia associazione regalo un semi. L'ho detto loro, io ce l'ho con tessera. Per coltivare le nostre battaglie, per cui è un'istigazione ovunque, a delinquere, in tutta Italia. E io la compio. Potenziali piantine in tutta Italia. Qualcuno mi mette in mezzo al gratuito. Qualcuno mi mette in mezzo al gratuito, esatto. Occhio, perché poi, passato giugno, allunga. Sì. Passano le mie non 3 metri e mezzo. No, in mezzo al granducco ci sta bene. Ma tu la vuoi regalare a tua moglie per l'8 marzo? Non credo che cresce, sai? Cioè, altro quella mimosa, si secondo me è più gradita. Te lo dico io. Regala per l'8 marzo. Regala per l'8 marzo qualcosa di utile a tua moglie. Esatto. Siccome hai una moglie un po' più svelta. Qualcosa che non so cosa suggerirti. A me piace molto le piante. Devo andare a Consorzio Agrario a comprare i semi di girasole. Perché voglio piantare anche in mezzo al girasole sta i semi di girasole, solo che si cogliono con altri semi che ho la vostra, le girasole rimangono in tutta la loro bellezza, mentre che a tutto puoi anche giustificare un po'. Quindi segui il consiglio di qua. Puoi seminare, guarda, secondo me è una pianta sempre verde in questo senso. Io avevo l'orto, seminavo di tutto, non ho mai seminato quella roba. Però le canne normali, il bambù lo seminavo, che assomiglia magari alla canna. Certo, peccato che per il proibizionismo la marijuana per strada va 10-12 euro a grammi. È come una canna. Infatti sì, per strategia di una canna in che senso? Come le canne. No, la cannabis è un albero, sembra un alberello di Natale quasi. La canna diventa dopo una canna, dopo diventa una canna. Col tempo poi, di la canna. È un altro tipo di canna. Non cresce già rullata, però non si può mettere nei giardini. Se hai fortuna, se c'hai una Claudia Sterzi vicino alla pianta che è pronta dal produttore al consumatore. Se conti il gatto e la volpe, lascia la pianta con tutte le cammine attaccate. È fantastico. Sai che sarebbe bello un albero di Natale al posto del pelo del tiro? Già fatto, negli anni 70 abbiamo già fatto. Veramente? Certo. Negli anni 70. I pezzettini che venivano dall'India, che venivano da tutte le parti del mondo. Ma bisognerebbe riproporle ste cose. Si chiamavano joint. Ah, joint, sì, certo. Un po' spinelli. Vabbè, lo spinello sì, ma poi joint. Poi lui le chiamava un po' come voleva, c'è cioè chi li chiamava John Brando, chi li chiamava Mario. Allora tu non la sapevo. No? No. Vabbè. Facciamoci un Marlon Brando. Ah, non sai più come chiamarlo, capito? Ah, giusto per avere il gergo tecnico. Joint la sapevo. Facciamoci una Maria, vabbè, che dicono delle nostre parti, ma... Va bene, ora vado a prendere i semi. Vai. Vado a prendere i semi, vai.